forza e quell'atteggiamento di ferocia agonistica, esatto, che Spalletti trasmetteva, esatto, dalla panchina, esatto. Vedevi gli occhi, esatto, irritati quando la squadra perdeva palla, come gli urlava a tutti. Leggendo anche delle dichiarazioni di Osimhen quando parlava di Spalletti, che negli allenamenti si rischiava addirittura lo scontro fisico perché Spalletti a muso duro interveniva sui giocatori, e questo i giocatori lo percepivano. Hanno perso il loro leader, e quindi poi l'allenatore che c'era prima nemmeno gliele chiedeva queste cose. Partito dal presupposto che bisognava difendere il quarto posto, che se non si vince basta non perdere. Sono tutti segnali a cui il Napoli non era più abituato, e questo li portava ad esprimersi in una maniera bella, anche oltre le loro reazioni. Questa sottolineatura.